quattro nazionali nell'estate della pallamano azzurra che hanno fatto sì che il centro tecnico federale portasse a pieno regime la sua attività. Sì, è un periodo di grossa attività qui al centro federale. Abbiamo organizzato le finals giovanili, prima ancora i playoff a 2 a 1 ed ora è la volta delle nazionali, ma è nella mission del centro federale questo tipo di lavoro sviluppo e perfezionamento tecnico dei giovani atleti, talenti italiani. Quindi in questa estate si è partito con i due gruppi under 17, 15 giorni intensi, si continuerà con i due gruppi under 19 e poi con le preparazioni specifiche per i tornei internazionali ufficiali, in particolare l'Europeo Elite Under 19 e l'Euro Championship femminile, sempre Under 19. Quello che sentiamo anche di sottofondo è il microfono di Riccardo Trillini, direttore tecnico delle nazionali, ma anche uno dei relatori del corso di terzo livello, altra mission del Centro Tecnico Federale, l'attività formativa ovviamente. Sicuramente tutto deve stare insieme, attività formative e attività delle squadre nazionali. Siamo riusciti attraverso questo progetto del Centro Tecnico Federale, ma anche attraverso il lavoro della Commissione Tecnica Federale nell'ultimo anno e mezzo, molto intenso, soprattutto nel periodo del lockdown, della pandemia, a integrare i programmi formativi l'attività delle squadre nazionali. Quindi oggi siamo in grado di presentare al movimento della pallamano italiana un'offerta tecnica completa, coordinata, che ci auguriamo ci porterà negli anni a sviluppare una scuola tecnica nazionale. Tornando alle nazionali giovanili che sono in raduno e saranno in raduno qui all'interno del centro tecnico, nel corso di queste ultime settimane abbiamo detto delle due under 17, adesso toccherà alle under 19, ragazzi e ragazze insieme, nel concetto che è stato definito Campus Italia, di che cosa si tratta? Ma si tratta di un percorso di sviluppo e perfezionamento tecnico, si fanno dei lavori di squadra sicuramente, perché comunque dobbiamo preparare anche delle manifestazioni ufficiali, ma si fanno anche dei lavori specifici di natura tecnica, di natura tattica, si lavora insieme per ruoli, si lavora insieme in base a determinati obiettivi di perfezionamento tecnico da ottenere, e quindi questo tipo di lavoro è un tipo di lavoro diverso rispetto a quello tradizionale dello stage della squadra nazionale, e quindi un tipo di lavoro che dovrebbe realizzare i propri frutti nella crescita tecnica dei nostri giocatori. Abbiamo parlato dell'estate, i due championship, i campionati europei under 19 a Varaždin in Croazia al maschile, il tutto per tirare la volata a un settembre altrettanto caldo per la pallamano italiana. Intanto ripartono i campionati, si ricomincia il 4 settembre con l'Open Day della Supercoppa e qualche giorno prima inizia l'attività del Campus Italia, diciamo nella sua evoluzione, chiamiamola definitiva. Campus Italia nella sua sezione permanente, ecco, diciamo quella squadra federale che rimarrà in ritiro e in preparazione qui al Centro Federale di Chieti per tutto l'anno, partecipando al campionato di Serie A2 maschile, riguarderà questa prima edizione sperimentale il biennio 2004-2005, quindi i ragazzi che oggi sono impegnati in questa prima fase del campus, si partirà a settembre sempre con la centralità di questo impianto e di questo centro tecnico, con l'Open Day del 4 settembre Supercoppa Italiana, preceduta il giorno 3 settembre dalla inaugurazione del Centro Tecnico Federale alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, e proseguirà con l'inizio della Serie A 2021-2022 l'11 settembre, Serie A che tornerà nella sua format
standard, con 14 squadre al maschile e 12 al femminile, con i playoff reintrodotti nel settore maschile, già c'erano nel settore femminile, non erano stati diciamo sospesi l'anno scorso per motivi di spazio e di tempo come è avvenuto per il maschile, con l'introduzione dei playout e con diciamo un impegno rinnovato e ulteriore nell'attività di diffusione, di comunicazione e di visibilità del nostro campionato.